Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In primo piano la cronaca. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è indagato in due dei tre principali filoni dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila su altrettanti appalti gestiti dalla regione. Indagini particolarmente complesse. Tra gli indagati anche funzionari della regione, ingegneri e progettisti. Il servizio. La mia posizione è assolutamente estranea a qualsivoglia fattispecie di reato e auspico un espletamento rapidissimo di ogni indagine. Così si è pronunciato ieri il presidente della regione Luciano D'Alfonso sull'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila e sfociata ieri nel blitz dei carabinieri a Palazzo Silone, sede aquilana della regione. Un'inchiesta per corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, allo stato ancora difficile da decifrare nella sua complessità, anche perché divisa in tre filoni principali, due dei quali coinvolgono direttamente D'Alfonso, come da lui stesso specificato. Filoni riguardanti tre appalti gestiti dalla Regione Abruzzo: la ricostruzione di Palazzo Centi all'Aquila, danneggiato dal sisma, quello per i lavori di edilizia residenziale a Pescara, quello per la realizzazione del parco didattico del Lavinio. Per i lavori di Palazzo Centi, sette persone sono indagate e tra queste non c'è D'Alfonso. I sette sono il capo della segreteria di D'Alfonso, Claudio Ruffini, Eugenio Rosa, amministratore delegato della ICET Engineering, ditta arrivata terza nella gara vinta dalla Edil Costruzioni Generali di Isernia, i tre componenti della commissione di gara, i funzionari regionali Giancarlo Misantoni, presidente della commissione, Roberto Guetti e Silverio Salvi, e i progettisti Alessandro Pompa e Gianluca Marcantonio, da poco peraltro entrato nel comitato tecnico-scientifico della struttura del commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Le ipotesi di reato sono corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. La procura contesterebbe pressioni per la scelta dei nomi in commissione e anche che i progettisti avrebbero avuto gli elaborati progettuali 4 mesi prima del bando di gara. Il presidente D'Alfonso risulta invece indagato per gli altri due filoni nel pescarese. Il primo riguarda il preventivo di spesa per la manutenzione di immobili ATER siti in via Salara Vecchia e in via Caduti per servizio a Pescara. Con il governatore risultano indagati anche il progettista Gianluca Marcantonio e il presidente dell'ATER di Pescara, Virgilio Basile. Quindi c'è l'altra tranche pescarese, interventi del masterplan per il territorio di Letto Manopello, peraltro paese d'origine dello stesso D'Alfonso, per la progettazione del parco didattico del Lavinio. Gli altri indagati su questo versante sono il dirigente della provincia di Pescara, Paolo D'Incecco, l'architetto Enrico Di Paolo, il geometra di Letto Manopello, Tino Di Pietrantonio e il responsabile ufficio manutenzione dell'ATER, Carmine Morelli. Come specificato ieri da D'Alfonso, il governatore ha ricevuto richiesta di proroga di indagine su fatti legati a penne. Iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 18 novembre 2015, fa sapere lo stesso D'Alfonso. La vicenda riguarderebbe la vendita di una ex scuola. Ho fiducia nell'operato della magistratura, ha dichiarato D'Alfonso, così come ne avevo in passato, quando è stata sempre accertata la liceità delle mie condotte amministrative. E su questa inchiesta il presidente D'Alfonso ha parlato nuovamente questa mattina all'Aquila, a margine della inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti abruzzese. Il governatore si dice tranquillo e risponde così alla domanda sul fatto che dal 2000 tutti i presidenti di regione siano risultati indagati. Non mi occupo di questa analisi sociologica, so che si fanno, ma non sono all'altezza di condotta. Comunque sereno. C'è uno stato d'animo che è quello della tranquillità coincidente con la totale estraneità e non vedo l'ora di poter concorrere, ma non solo documentalmente, ho un patrimonio conoscitivo frutto di 30 mesi di lavoro che secondo me è utile per arrivare a fondo di qualsiasi verità. Grazie. E sulla inchiesta della Procura dell'Aquila che ha toccato anche il governatore D'Alfonso, abbiamo ascoltato il parere del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pettinari, Paolo Renzetti. Pettinari, qual è il giudizio politico del Movimento 5 Stelle su questa inchiesta che ha toccato anche il presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso? Io presenterò un'interrogazione urgente in Consiglio regionale,
per chiedere al Presidente di riferire sulle vicende che abbiamo letto in questi giorni sui giornali. Noi dobbiamo capire, approfondire, ci deve spiegare se è vero, non è vero, cosa è vero, cosa non è vero, perché i consiglieri regionali e a maggior ragione noi, questa opposizione, deve essere messa nelle condizioni di conoscere per poter eventualmente esercitare pienamente le funzioni di sindacato ispettivo, di controllo sugli atti assunti. Questo è un dovere istituzionale, noi lo eserciteremo fino in fondo. Voi siete anche garantisti però. Ma noi riteniamo che le indagini vanno approfondite. Sicuramente ringrazio la magistratura inquirente e le forze dell'ordine che ancora una volta dimostrano di svolgere pienamente le proprie funzioni, perché la rilettura degli atti assunti dalle pubbliche amministrazioni da parte dell'autorità giudiziaria è sempre una garanzia di legalità per la collettività. E ora cambiamo pagina. La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila è entrata stamani, poco dopo le 10.30, in Camera di Consiglio per la sentenza del processo sulla mega discarica dei veleni della Montedison di Bussi sul Tirino. Il Presidente Luigi Catelli ha aggiornato i lavori alle 16, spiegando che a quell'ora farà il punto con le parti per la lettura del dispositivo. Nel frattempo, uno dei difensori dei 19 imputati, l'avvocato Alecci del Foro di Milano, ha comunicato alla Corte l'avvenuto decesso dell'imputato Vincenzo Sant'Amato, che si occupava di sicurezza ambientale in Ausimont. In Corte d'Assise a Chieti il 19 dicembre del 2014 i 19 imputati furono assolti dall'accusa di aver avvelenato le falde acquifere, mentre il reato di disastro ambientale è stato derubricato in colposo e quindi prescritto. Prima di chiudere il dibattimento ed entrare in Camera di Consiglio, la Corte ha rigettato l'acquisizione del piano di caratterizzazione realizzato dal commissario di governo Adriano Goio, convalidato nel dicembre del 2015. Perché l'acquisizione documentale, pur possibile in rito abbreviato anche in appello, ha detto Catelli, deve avvenire prima dell'inizio della discussione e non a procedimento iniziato, quindi è inutilizzabile ai fini della nostra decisione. Catelli ha voluto chiudere il processo ringraziando tutte le parti e il clima di serenità nel quale si è svolto il dibattito. E poi ancora per la cronaca, a seguito di indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Teramo con la collaborazione del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica, sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Teramo per i reati di usura continuata e tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore della provincia di Teramo. La vicenda ha avuto inizio nell'estate del 2016, allorquando il predetto imprenditore, trovandosi in momentanea difficoltà economica, si è rivolto a uno dei destinatari della misura custodiale, il quale, a fronte di un prestito richiesto di 10.000 euro, pretendeva la restituzione mensile di 1.500 euro applicando tassi di interesse altamente usurari. Lo stesso imprenditore, alcuni mesi dopo, al fine di onorare il debito contratto, si è rivolto ad un altro soggetto, anch'egli destinatario della misura della custodia in carcere, che a sua volta, a fronte di un prestito di 20.000 euro, ne pretendeva a titolo di interessi il pagamento mensile anticipato di 6.000 euro. La vittima, non potendo più soddisfare i debiti contratti e fortemente intimorito dalle pressioni e dalle minacce, si è rivolta ai carabinieri di Alba Adriatica. E la vicenda risulta particolarmente significativa dei metodi utilizzati da esponenti della criminalità che reinvestono i proventi illeciti effettuando attività di usura verso imprenditori in difficoltà economica. Andiamo avanti, abbiamo parlato in precedenza dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti abruzzese e ora lo facciamo ancora meglio con il prossimo servizio di Filippo Tronca. Un appello da parte del Presidente della sezione abruzzese Tommaso Miele, un appello alla politica per avere più fondi e più personale per esplicare le attività. Vediamo. In un momento come quello attuale, in cui la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche è di fondamentale importanza per il risanamento dei conti pubblici e in cui si assiste quotidianamente ad una gestione disinvolta delle risorse pubbliche da parte di amministratori e funzionari pubblici infedeli, la Corte deve essere messa in condizione, con personale e mezzi adeguati, di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni nell'interesse del Paese, delle istituzioni e soprattutto
dei cittadini. È cominciata oggi all'Aquila, con un appello del presidente Tommaso Miele alla classe politica, l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti sezione Abruzzo. Un appello volto a chiedere più risorse e personale, ad oggi inferiore di oltre il 30%, al fine di rendere ancora più efficiente un organismo a presidio del buon uso dei soldi dei cittadini e baluardo contro la corruzione, il cui operato è tanto più prezioso in tempi di crisi economica e scarsità di risorse. Anche perché, come si può evincere dalla relazione, molto critico resta il fronte del danno erariale causato dalla cattiva e spesso fraudolenta amministrazione della cosa pubblica da parte di amministratori di vertice, ma anche dipendenti pubblici, infedeli o semplicemente incapaci e non all'altezza. Danni causati ad esempio dalla piaga dell'assenteismo o dall'indebita concessione di finanziamenti pubblici, comprese anche quelli per la ricostruzione post-sismica. Nel corso del 2016 la sezione abruzzese ha infatti emesso 46 sentenze, di cui ben 24 di condanna. La Corte dei Conti è poi chiamata oggi a controllare anche l'operato della Regione Abruzzo a presidio degli equilibri di bilancio e nella sua relazione il presidente Miele ha ricordato in particolare l'esito non certo positivo delle verifiche sulle coperture finanziarie delle leggi regionali approvate fino a maggio 2016, occhiuto esame che ha evidenziato forti anomalie nel 70% dei casi, ovvero per i 2/3 delle leggi è stata trascurata la copertura o è stata ottenuta con aumenti apodittici e non dimostrati delle entrate. Il procuratore regionale dell'Abruzzo della Corte dei Conti, Maurizio Stanco, ha poi puntato l'indice contro i numerosi contenziosi che nascono a seguito di procedure che finiscono per diventare illecite perché condotte con troppa fretta all'ultimo momento utile, magari per non perdere un finanziamento. Snocciolando i numeri, Stanchi ha evidenziato che nel 2016 si è registrato un aumento di fascicoli aperti, pari a 1.191 a seguito di 2.767 indagini. 77 sono state licitazioni in giudizio e 8 le richieste di sequestro preventivo. Aveva trasformato la sua mansarda in una serra per coltivare cannabis sativa con lampada a LED, impianti di irrigazione e ventilazione. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vasto ed ha portato all'arresto di un tunisino, Mohamed Ben Chattou, 31enne residente a Vasto, per detenzione e coltivazione di una piantagione di marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri all'interno di un gazebo hanno trovato 20 vasi con altrettante piante di cannabis già in fioritura e materiale per confezionare le dosi. Il tunisino è stato rinchiuso nella casa circondariale di Torresinello, mentre la piantagione è stata posta sotto sequestro. Via libera della Commissione Valanghe, da oggi riapre la provinciale 43 da Pietracamela a Prati di Tivo, dove è tutto pronto per far ripartire la stagione sciistica. Domani riapriranno gli impianti e per domenica si prevede una magnifica giornata di sole. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Arriva il via libera dalla Commissione Valanghe e riapre la provinciale 43 da Pietracamela a Prati di Tivo, stazione turistica invernale dove è tutto pronto per far ripartire la stagione sciistica. E salire per quella strada così ben sistemata fa bene al cuore in un momento nel quale si registrano disastri paurosi sulla viabilità in altre zone del Teramano. Stazione sciistica dei Prati di Tivo, qui è tutto pronto, domani si torna a sciare. Piste battute, neve perfetta, una montagna di una bellezza incredibile. È stata dura, però insomma ce la facciamo e riprendiamo. Beh sì, finalmente direi ripartiamo, domani tempo non bellissimo, ma domenica ci aspetta una domenica di splendido sole con questa neve eccezionale. Quindi non c'è più pericolo? Pericolo, cioè, non è che non c'è più pericolo, il pericolo si valuta giorno dopo giorno in montagna. Prati di Tivo è una stazione alpina, ha il problema, ha sempre avuto da anni il problema delle valanghe, ci si convive, si cerca di fare attenzione, c'è una persona preposta a questo controllo da sempre. Io ho avuto il piacere e l'onore di collaborare negli anni con varie persone, esperti che si sono assecondati, da Enrico De Luca a Pino Sabatini, a Maurizio Felice, a Marco Cordeschi, persone che appunto quotidianamente, facendo i rilievi, danno l'ok per poter aprire, quindi mi sembra anche una buona garanzia di sicurezza per le persone.
E per chi avesse ancora timore delle valanghe, gli esperti assicurano che il rischio sarà valutato giorno per giorno, seguendo una carta delle valanghe che mappa dettagliatamente il territorio dei prati di Tivo e che esiste da molto tempo. Chi verrà qui sabato e domenica, che cosa potrà fare come sport sciistico? Tutto, snowboard, sci, ciaspole, è stata abbattuta anche la pista sopra la panoramica, quella che permette di sciare con alle spalle il Gran Sasso e dall'altra parte il mare, e si può sciare sulle piste battute, si consiglia appunto di non andare fuori dal battuto, ci sarà anche un maggiore controllo vista le condizioni di neve che c'è. E poi gastronomia e musica. Ah, quello sempre, non manca mai a parere di Dio, insomma, un po' di buon umore. La neve appunto per noi è fonte di vita, noi quello che accade in tutte le stazioni del mondo, con la neve ci si diverte. Insomma, venite ai prati di Tivo. Sì, sì. I danni causati dal maltempo al comparto agricolo e della zootecnia è stato l'argomento affrontato ieri sera a Picciano in provincia di Pescara dal senatore Paolo Arrigoni della lista Noi con Salvini, che ha incontrato diversi imprenditori del comparto. Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile di Noi con Salvini per l'Abruzzo, ha incontrato ieri sera a Picciano gli imprenditori del settore agricolo e gli allevatori della regione per affrontare il tema dei gravi problemi arrecati dal maltempo del mese di gennaio. La visita del parlamentare è cominciata nel pomeriggio con la donazione di 145 quintali di fieno agli allevatori grazie a una raccolta fondi organizzata dallo stesso parlamentare in Valtellina. Ho potuto constatare dei drammi che stanno vivendo soprattutto le imprese dell'agricoltura e del comparto zootecnico, e ho risposto all'invito che è pervenuto da loro di partecipare a questa serata, innanzitutto per spiegare che cosa il governo ha in cantiere per loro, e effettivamente pochissimo, perché nel terzo decreto terremoto, quello che è stato varato il 3 di febbraio, purtroppo dimentica i tanti comuni del Teramano ma anche dalla provincia di Pescara che non erano ricompresi nei comuni, nei 131 comuni dei due crateri del terremoto di agosto e di ottobre, e questo è un problema enorme, e qui il governo deve intervenire. L'ho detto anche ieri in Parlamento, intervenendo su un provvedimento, il decreto mille proroghe, durante la conversione del terzo decreto terremoto il governo deve assolutamente dare risposta a queste comunità a partire dal settore agricolo e zootecnico. L'evento, organizzato dal portavoce dell'Associazione Allevatori, Gabriele Colasante, che si dice disposto anche a manifestare a Roma in caso di mancata risposta da parte del governo. E non vediamo aiuti che arrivano, non vediamo un governo che si muove, e quindi cerchiamo di dare voce ai nostri allevamenti, alle nostre disgrazie, e cerchiamo di ottenere qualcosa da questo governo. Se non ci saranno degli accordi o non ci saranno delle risposte positive, allargherò la cosa, e quindi siamo disposti sì ad andare a Roma, ma non solo come abruzzesi, credo anche come tutti gli allevatori italiani. Nel corso di una conferenza stampa questa mattina a Chieti, il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, ha denunciato la situazione difficile che stanno vivendo gli istituti riuniti fra dimissioni e carenza di fondi per il pagamento dei fornitori. Febbo, si parla ancora degli istituti riuniti di Chieti, c'è una situazione non facile, ci sono state, come avete detto anche questa mattina in conferenza stampa, delle dimissioni a catena negli ultimi tempi, ci sono anche problemi di fondi, andare avanti non è semplice, voi chiedete chiarezza ed anche risposte certe. A noi ci sembra che non ci sia la voglia di farci conoscere gli atti che vengono prodotti, c'è un designato da parte del centrodestra, perché è un organo fatto da 3 membri, 2 toccano la maggioranza, uno alla minoranza, il nostro membro non viene riconosciuto, 2 anni fa perché era, secondo qualcuno, era incompatibile, abbiamo dimostrato con il ricorso all'ANAC che è compatibile, allora non viene ratificato. Contemporaneamente altri membri che vengono nominati si dimettono, ieri in settimana si sono dimessi anche i revisori, la situazione debitoria nei confronti dei fornitori delle banche è all'esasperazione, vorremmo avere chiarezza, non vengono pubblicate tutte le delibere sul sito e sul
sull'albo perpetuo non vengono segretate numerose determine per, soprattutto per quelle che sono proroghe di appalti, e questo chiaramente non si può fare tecnicamente, perché bisogna fare le gare per le forniture, per le consulenze, eventualmente per le assunzioni. Ecco cosa stiamo denunciando. Soprattutto ci preoccupa che un istituto che ha a Chieti è riconosciuto da tutti come un ente benefattore venga portato all'esasperazione, e magari ci siano altri interessi. Quindi a questo punto, secondo voi, cosa bisognerebbe fare? Bisogna immediatamente riportare gli organi, legalizzare gli organi, quindi portare gli organi a quelli, al numero perfetto, che viene, così come le norme prevedono, ma e soprattutto procedere all'ASP definitivamente, così come la legge procede. Immediatamente dopo credo che tutte le problematiche si possono risolvere. Nel prossimo servizio parliamo di un convegno organizzato dalla CGIL presso la Camera di Commercio di Pescara dal titolo Conoscere il passato, progettare il futuro. Elisa Leuzzo. La nostra storia, la fragilità del nostro territorio e del lavoro, il presidio del territorio, le prospettive delle aree di crisi complessa. Sono sostanzialmente questi gli argomenti discussi questa mattina presso la Camera di Commercio di Pescara durante l'incontro aperto organizzato dalla CGIL dal titolo Conoscere il passato, progettare il futuro. Noi oggi facciamo una riflessione e facciamo delle proposte, partendo da alcune considerazioni: che è necessario un modello di sviluppo industriale diverso in questa regione, che è una regione che ha un territorio fragile e che ha necessità di bonificare una parte del territorio, di non rinunciare a uno sviluppo industriale che deve essere però uno sviluppo inclusivo e sostenibile. E quindi facciamo delle proposte, e sarà presente il vicepresidente che sta arrivando della Giunta, l'onorevole Lolli, perché chiederà di avere più risorse e di finalizzarle ad un tipo di sostenibilità che tenga conto del rispetto del territorio che è stato devastato da una industrializzazione selvaggia negli anni precedenti. Ed ora apriamo la pagina dello sport, fari puntati sulla presentazione di Zdenek Zeman, l'allenatore che è tornato a Pescara dopo l'esonero di Massimo Oddo. Zeman, che è arrivato ieri in città, stamani ha diretto il primo allenamento, oggi doppia seduta per il Pescara, dunque ha diretto la seduta di questa mattina e poi c'è stata la conferenza stampa di presentazione, ascoltiamolo. Vabbè, io penso che dobbiamo pensare, devo pensare a tutte e due cose. Io ripeto, noi giochiamo, abbiamo 14 partite da fare, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Poi è normale che realisticamente pensare alla salvezza è difficile, perché dovremmo vincere forse le partite che non deve vincere nemmeno la Juventus. Dobbiamo fare partita su partita pensando di partire oggi da zero e vedere che cosa riusciamo a fare in questi tre mesi. Sono venuto per lavorare, per cercare di fare la squadra che può divertire. È normale che in questo momento Pescara ci si diverte poco, però ci dobbiamo provare. Io dico che si prova facendo un lavoro, cercando di fare il meglio possibile. Pescare ultima vuol dire che qualche limite ce l'ha, e noi questi limiti vogliamo cercare di eliminare se si può il più presto possibile. Il nostro giocatore, noi abbiamo provato cose semplici, volevo vedere come reagiscono, se si applicano, se cercano di capire o se lo fanno tanto per fare. Io sono rimasto abbastanza soddisfatto sul comportamento. È normale che la strada è lunga, che poi in due giorni non riesco a trasmettere quello che vorrei fare, ma spero che cominciando la strada si arriverà a vedere qualche cosa di positivo. A dire la squadra anche abbastanza sfortunata, perché certe volte meritava qualcosa di più, è normale che poi pesa sul cervello questi insuccessi. E poi valutare così è difficile, nel senso che ha spesso cambiato atteggiamento. Io penso che una squadra che non ha proprio il suo gioco, cambiando è difficile migliorare. Vabbè, io vedendo le partite
prima, io penso che fisicamente la squadra non ha retto sempre 90 minuti. Ora è normale che io non posso venire e spingere troppo, però piano piano speriamo che si riesca a migliorare le condizioni fisiche. Paparola lo dice, se non è tifoso per tifare. Io mi rendo conto che la situazione è brutta, che non sono contenti, e hanno anche la ragione di protestare, ma spero che durante i 90 minuti riescano a cercare di aiutarci. Adesso io mi devo affidare a questa rosa, questo, poi in futuro è normale che vorrei dare possibilità ai ragazzi che hanno qualità. Mi devo basare su questi due giorni che faccio, poi in futuro si valuterò di settimana in settimana chi mi dà maggior affidamento. Il discorso anche lì, io non voglio farli diventare troppo bravi, sennò il presidente me li vende. E a proposito del presidente Sebastiani, a margine della conferenza stampa di presentazione ha parlato proprio Sebastiani, ascoltiamolo. Lui aveva parlato con il direttore per l'anno futuro, poi è arrivato Massimo, ha fatto molto bene, quindi da parte nostra c'è stata l'idea di confermarlo e penso che abbiamo fatto anche bene, e quindi magari ci può essere delusione, però con il mister io non ho avuto mai nessun problema e, come ho detto prima in conferenza, ci siamo trovati con uno sguardo e abbiamo trovato l'accordo. Qualcuno dice che questa sia stata, presidente Sebastiani, anche una mossa in funzione dell'ambiente, del pubblico, per cercare di riconquistare i tifosi. Ma qualcuno qui dice troppe cose. Purtroppo qualsiasi cosa tu faccia c'è sempre un retropensiero che a me non mi riguarda, non mi tocca. Se ho preso Zeman perché abbiamo le nostre idee e le portiamo avanti, se no prendevo un altro ero uguale, se no mi stavo come stavo e non avevo nessun problema. Quindi qui dobbiamo smetterla di pensare sempre a che cosa c'è dietro, cominciamo a guardare avanti che forse facciamo meno danni. Il mister, giustamente, essendo stato contattato e conoscendo me, ha chiesto che idea avevo io, perché è chiaro che se fai un programma con una persona e poi tu vai via, probabilmente una persona normale si preoccupa, e così ha fatto il mister. Io gli ho ribadito quello che vi ho detto prima a voi, cioè che io sono qui al posto mio, se c'è qualcuno che possa fare meglio e quindi fare ancora di più il bene del Pescara, io sono a disposizione. Se non c'è, basta con le chiacchiere e bisogna lavorare. Zeman è a Pescara da poche ore, però si vede già il cambiamento, il Poggio degli Ulivi dopo due mesi riaperto al pubblico, tifosi che sui social ovviamente hanno accolto favorevolmente l'arrivo di Zeman, e anche la squadra, vedendo l'allenamento dalla tribuna, sembra rinfrancata dall'arrivo di un nuovo tecnico. Sai, quando c'è un cambio c'è sempre una scossa, si dice sempre, no? Bisogna cambiare per dare una scossa. Io non penso che i ragazzi siano contenti che magari l'avventura del vecchio allenatore sia finita così, però è evidente che qualcosa bisognava fare, è stato fatto, e adesso mi verrebbe da dire sono fatti loro. E per chi volesse vedere integralmente la conferenza stampa di presentazione di Zdenek Zeman, l'appuntamento è a fra poco, poco dopo la fine del nostro TG6, previsioni del tempo, e poco dopo appunto la conferenza stampa integrale di presentazione di Zeman. Scendiamo ora in Lega Pro, problema in allenamento ieri pomeriggio per il centrocampista del Teramo Marco Spighi, il giocatore ex SPAL ha avuto un risentimento al polpaccio e solamente gli esami potranno valutare l'entità dell'infortunio. Una tegola per il Teramo che si prepara al trittico di campionato che prevede su Tirol, Pordenone e Padova. A pochi giorni dalla gara col Sud Tirol, la prima vera cattiva notizia per Guido Ugolotti è il nuovo stop per Mirko Spighi. Il centrocampista arrivato nella finestra di gennaio si è fermato ieri pomeriggio durante la prima partitella, nella quale il tecnico lo aveva schierato mezzala nel modulo col tridente, che potrebbe essere una variante a disposizione del neotecnico del Teramo. L'infortunio, anche se solamente gli esami ne valuteranno la reale entità, priverà quasi certamente Ugolotti di una pedina a centrocampo nel match interno di domenica pomeriggio. Una partita da non fallire, dopo il rovescio di Fano di lunedì
sera e che apre un trittico per i colori biancorossi da cui passeranno buona parte delle prospettive future. Perché dopo gli altoatesini del bomber Ettore Gliozzi, finora 9 centri in campionato, il diavolo se la dovrà vedere col pordenone del grande ex Danilo Bulevardi nel recupero di mercoledì, prima della trasferta di Padova di settimana prossima. Chiaro che nessuno, Ugolotti in primis, vuole fare delle tabelle di marcia, ma è altrettanto vero che il Teramo deve necessariamente dare uno scossone immediato ad una classifica preoccupante e sfruttare il match di recupero per cercare di uscire dalle sabbie mobili della zona calda, cercando di staccare proprio il Fano che inizia a farsi preoccupante alle spalle. Come detto, doppia variante per il Teramo, almeno nelle intenzioni e nelle prove in allenamento. Il 4-3-3 con Sansovini unica punta e che è stato affiancato da due ali veloci come Petrella e Di Paolo Antonio, quest'ultimo leggermente adattato. Sembra questo il sistema privilegiato, come aveva ammesso lo stesso Ugolotti nella conferenza stampa di presentazione, specie per la struttura a 4 della difesa. Ma sempre nella giornata di ieri il tecnico ha provato anche il 3-5-2 inserendo Caidi con Camilleri e Speranza dietro e dando spazio a Barbuti e lo stesso Di Paolo Antonio in avanti. Insomma, il numero 7 almeno nelle gerarchie offensive sembra essere praticamente inamovibile. Intanto, sul fronte direttore sportivo per il momento i tempi si allungano col presidente Campitelli che sembra volerci riflettere un po' su, prima di gettarsi in un'altra avventura, viste come sono finite le prime due. I nomi sul piatto non sono tantissimi, per questo il tempo sembra essere il principale alleato della dirigenza biancorossa in vista della stagione che verrà. Prima la salvezza, e non sarà affatto semplice, e poi si penserà alla costruzione della rosa futura. È proprio tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.